Oggi siamo a Sovedia. A Sovedia perché c'è una protesta da parte di 17 famiglie, molte monoreddito, che da 20 anni prestano servizio presso il comune di Sovedia. Dopo 20 anni va tutto in fumo, possiamo dire, no? Come lavori socialmente utili. Ad oggi sì. Non ci viene data possibilità alcuna di poter continuare questo percorso iniziato 20 anni fa, a costo zero per l'ente, perché siamo sempre stati a totale carico della regione. 3 anni fa era stato iniziato questo processo di controattualizzazione, quindi finalmente vedevamo un barlume, una luce, avevamo i contributi versati, avevamo le ferie pagate, avevamo la malattia pagata, che prima di 3 anni fa questo non avveniva, con la speranza che dal 2018 in poi si poteva avviare un discorso di controattualizzazione e stabilizzazione. Questo ad oggi a Soveria, come invece è successo in molti comuni, ci risultano, le percentuali non ce l'abbiamo. Sappiamo soltanto che molti comuni hanno già prorogato e quindi avviato il processo di stabilizzazione. Noi ci rendiamo perfettamente conto di essere tanti per un ente come Soveria, è ovvio, 17 persone non possono essere assorbite. Ma non firmando questa proroga del contratto, puntualizzo che anche per il 2018 ci sono tutti gli stanziamenti e i finanziamenti tra Roma e la Regione Calabria. Quindi dicevo, questa mancanza di volontà da dove arriva allora? Allora, io non so se è mancanza di volontà, può essere che ci sia, può essere no, non è un discorso che ci può interessare. A noi interessa che 17 persone sono fuori e se non si firma un qualcosa, un qualsiasi cosa, perché addirittura la Regione Calabria, a onor del vero bisogna dirlo, Soveria è in una situazione di predissesto. La Regione Calabria ha valutato anche queste situazioni, nel senso che per tutti i comuni che sono deficitari, che sono in predissesto, ha riaperto il bacino LSULPU, che è un passo indietro per noi ovviamente, si ritorna all'antico, si ritorna a non avere ferie pagate, contributi versati, però ha dato questa possibilità. A noi c'è preclusa anche questa, cioè proprio non si riesce a trovare una soluzione, non si riesce, non si vuole, non lo so, ma non spetta a noi stabilire se si vuole o non si vuole. Quello che a noi preme è che comunque noi siamo fuori da 10 giorni, che a 1 gennaio 2018. Esatto, 17 famiglie sono senza un sostentamento, come ha detto lei, monoreddito, e non è giusto. Dopo 20 anni, io sono entrata qua che avevo 30 anni, adesso ne ho 50, dove vado? Cosa faccio io come le mie colleghe? Praticamente adesso stamattina state aspettando il primo cittadino di Sovedia per darvi almeno delle risposte. Ma io devo dire che risposte ne abbiamo avute, non sono state positive. Finora devo dire che si sono alternati sindaco, assessore, segretario. Siamo qua in una protesta pacifica nella sala consiliare, ma non si muove nulla, cioè il fatto è che non si muove nulla, a noi interessa diciamo i fatti. Che bisogna che il sindaco prenda le iniziative insieme a voi, andare alla regione e vedere com'è la situazione. Ma no, perché la regione ha dato tutte le risposte che doveva dare. Adesso domani sappiamo che c'è un incontro in prefettura, magari ci potranno essere delle novità, non sappiamo, però tutte le risposte che la regione Calabria doveva dare sono state date. Vengono recepite a seconda dei comuni in maniera diversa. Ripeto, capiamo come che viene recepita da Soveria, chiedo scusa. Viene recepita che ci sono dei paletti per cui hanno le mani legate e non possono andare oltre allo Stato. E questi paletti ce lo dovrebbe dire il sindaco. Adesso sono? Arriverà, sicuramente arriverà, perché è sempre tra di noi, sempre disponibile, quindi vi dirà anche la sua. Io vorrei sentire anche altre persone, altre famiglie, come vivono questa situazione un po' precaria, no? C'è qualcuno che vuole venire da questa parte per dirci qualcosa? Prego, signora. Ma cosa dobbiamo dire? Sono 20 anni che siamo qua, abbiamo fatto qualsiasi tipo di lavoro. Si può dire che abbiamo mandato avanti il comune. A questo punto ci troviamo in mezzo alla strada. Naturalmente la cosa non ci lascia per niente, cioè stiamo vivendo una situazione difficile, molto difficile, anche perché vorremmo delle risposte più chiare. Come vive una famiglia senza prospettive? Viviamo veramente male, cioè noi
la maggior parte di noi mandavamo avanti le nostre famiglie con questo stipendio, quindi adesso siamo proprio fuori. Insomma, un inizio di anno non molto tranquillo e non molto bello, diciamo, no? Perciò bisogna aspettare delle risposte. Adesso speriamo che il sindaco arrivi e ci dirà qualcosa, come si deve evolvere questa situazione di 17 famiglie che qui a Soveria, insomma, non vivono bene questa situazione. Adesso aspettiamo il sindaco, noi siamo qui nella sala consiliare, speriamo che si risolva qualcosa in tempi brevi e per dare una sicurezza a queste famiglie. Bene, siamo col sindaco Siriani. Innanzitutto la ringrazio, sindaco, per avermi ricevuto nel suo ufficio per questa situazione delle 17 famiglie che, insomma, il problema che hanno qui a Soveria. Insomma, come si può risolvere dopo 20 anni che hanno prestato la loro opera a questi dipendenti? Innanzitutto devo dichiarare il mio dispiacere che ad un problema così importante e così complesso vengono chiamati i sindaci a decidere in un contesto di incertezze che coinvolge sia le istituzioni comunali, sia soprattutto le istituzioni regionali e soprattutto le istituzioni nazionali. Quindi in un campo in cui c'è incertezza normativa siamo chiamati a decidere su 17 famiglie, è chiaro che riteniamo che non sia assolutamente la strada da percorrere. Il Comune non è, e lo dichiaro subito, la controparte dei lavoratori socialmente utili, di cui riconosciamo il valore e il lavoro espletato per circa 20 anni alle dipendenze del nostro Comune a favore della nostra città e dei nostri servizi. Siamo assolutamente contenti di quello che hanno fatto e siamo assolutamente dispiaciuti. È veramente nell'impossibilità di portare avanti i servizi del Comune senza queste unità lavorative. Quindi, detto ciò, il Comune non è la controparte dei lavoratori. Il Comune ha l'interesse affinché i lavoratori continuino la loro opera all'interno dell'amministrazione, all'interno della comunità. Sindaco, sono stati stanziati da parte della Regione quasi 40.000 euro per quanto riguarda i lavoratori socialmente utili, insomma, e altri 50 dal governo. Insomma, non si vuole trovare la volontà da parte di molti comuni, perché non è solo il comune di Soveria che ha queste problematiche, se ci sono i soldi. E allora, noi non abbiamo nessuna incertezza di fronte a una normativa chiara e a delle direttive chiare. Non abbiamo nessuna incertezza e né siamo prevenuti nei confronti dei lavoratori, come qualcuno possa dire o possa immaginare. Assolutamente, voglio chiarire questo campo e dire che noi siamo a favore di tutti i lavoratori socialmente utili e non di parte di essi, perché il processo di stabilizzazione, si sa che in un comune come quello di Soveria Mannello, non potrà avvenire per il 100% dei lavoratori, quindi dovrà avvenire per forza di cose per un numero limitato di soggetti. Ora, quello che spaventa, ma è il problema che un amministratore pubblico si deve porre nei confronti dei singoli e nei confronti di tutta la cittadinanza è il danno possibile che si può configurare in capo alle amministrazioni che, come dice la norma, chiaramente lo dice la norma, una norma dello Stato italiano, la legge 81 del 75, che il lavoro precario non può superare i 36 mesi. Siccome i nostri sono tutti nelle condizioni che una successiva proroga faccia superare a tutti il limite dei 36 mesi, questo poi li metterà in condizione e nel diritto di poter chiedere il danno all'amministrazione, che l'amministrazione si potrà rivalere anche sul politico e sul funzionario che firma le carte, anche se la normativa dice chiaramente che se non c'è danno o non c'è dolo, l'amministratore può difendersi da questa accusa. Però il risarcimento del danno è previsto. Lo prevede anche una sentenza della Suprema Corte, che dice che la violazione della successione dei contratti a termine impone quindi un danno risarcibile per l'abuso effettuato dalla pubblica amministrazione, a meno che la pubblica amministrazione non riesca a risarcire con altre misure equivalenti il citato abuso alla reiterata successione di contratti. Quale sarebbe questa equivalente misura? La stabilizzazione. Se un lavoratore, dopo che ha superato i 36 mesi e ha diritto
a richiedere il danno all'amministrazione, se viene stabilizzato, cioè ottiene un vantaggio per la propria vita, può essere esonerato, va bene, dal chiedere il danno. Quindi è una specie di controbilanciamento al danno subito per l'abuso del lavoro precario. Ora, siccome noi siamo convinti che non tutti possono essere stabilizzati nel corso di questi 3 anni, di cui parla la Regione, che è stato spostato il termine al 2021 adesso per la stabilizzazione, se entro il 2021 riusciranno a essere stabilizzati con tutte le misure che la Regione Calabria sta provvedendo, chiaramente l'amministrazione non corre nessun rischio. Però siamo sempre nel campo dell'ipotesi, dell'ipotetico e non del certo, perché la Regione dice: io sto approntando un piano di risanamento per tutti i dipendenti. Si può dire che è un po' scarica barile sta cosa? Ma all'interno delle norme è chiaro che ognuno cerca di salvaguardare no, non i propri interessi, certo, ma no, parliamo degli interessi pubblici. Stiamo interessi parlando. Pubblici e noi sindaci dell'ente che amministriamo. È chiaro che un ente come Gioveria, che è già in predissesto, non potrebbe sopportare un danno eventualmente richiesto dai dipendenti che ammonterebbe a diverse centinaia di miliardi di euro. Ci viene detto che ciò non si verificherà. A parole però, questo è il problema. Ci viene detto che ciò non si verificherà perché entro 3 anni sicuramente la Regione troverà gli spazi per sistemare tutti socialmente utili entro il 2021. Fermo restando che chi resta fuori oltre il 2021 avrà sempre il diritto di chiamare in danno le amministrazioni. Sindaco, al di là che adesso vicino a me è il sindaco di Soveria, diciamo un comune che è stato sempre all'avanguardia, no? È all'avanguardia, un sindaco che è molto sensibile, parliamoci chiaro, alle problematiche dei propri cittadini. Questi lavoratori, non mi parlo come sindaco adesso, 20 anni che operano nella loro zona, hanno fatto il loro lavoro, dopo 20 anni insomma si vedono un po' esclusi, no? Il 2018 è iniziato malissimo per queste 17 famiglie. Come si sente il primo cittadino, non come sindaco, anche come padre? È chiaro che me ne tolgo, io sto trascorrendo dei giorni particolari, dei giorni molto difficili della mia vita. Io non vi nascondo che sono i giorni più difficili, possono essere definiti da me i giorni più difficili della mia vita. Abbiamo trascorso un Natale, un Capodanno all'insegna dell'incertezza, all'insegna del disagio di queste famiglie, che sono 17, che ci conosciamo personalmente, non sono soltanto dei nomi vuoti, ma sono dei nomi a cui corrispondono delle persone, delle facce, dei visi, delle storie. E io, che sono stato medico e mi sono occupato anche di queste famiglie da un punto di vista professionale, è chiaro che sto vivendo ancora con maggiore tristezza e con maggiore difficoltà a questo momento. Una posizione scomoda. No, una posizione scomodissima che non auguro a nessuno e spero che si possa risolvere nel più breve tempo possibile. Io stamattina ho già avuto un colloquio con un funzionario regionale che mi ha espresso alcuni dubbi, alcune perplessità, mi ha indicato alcune strade. Domani ho chiesto di partecipare alla riunione in prefettura con il vicepresidente del Consiglio regionale, con il dirigente del settore lavoro della Regione, con l'ANCI Calabria e con il CAL, sperando che da questa riunione escano delle possibilità, degli spiragli utili a questa amministrazione per procedere nel discorso della stabilizzazione di questi lavoratori senza danneggiare gli enti comunali, quindi attraverso delle certezze, attraverso degli atti che vengono posti in essere, che mettono al riparo le amministrazioni da possibili difficoltà negli anni a venire. Diciamo che il sindaco sta cercando una via per uscire da questo impasse, diciamo, da questo momento critico. È chiaro che praticamente le strade si stanno aprendo, ma quelle aperte fino a questo momento non sono sufficienti, a nostro parere. C'è un anno di contributi, non significa che tolgono il comune, mettono il comune al riparo dai possibili danni futuri. È un anno, è soltanto un anno, però la possibilità di richiedere il danno all'ente supera.
chiaramente questo arco temporale, e dal momento in cui nel 2019 non abbiamo certezze e assicurazioni sul da farsi, non abbiamo certezze e assicurazioni sulle somme a disposizione, sicuramente abbiamo bisogno di certezze ulteriori che chiaramente possono metterci al riparo da eventuali default, perché l'ente va in default, sia l'ente comunale, speriamo che la regione si metta anch'essa al riparo attraverso il ricorso a interpellanze a livello ministeriale e presidenziale per quanto riguarda il proprio bilancio. Sindaco, lei è un medico, ha fatto la sua attività, insomma, lei dice sono stato il medico anche di queste persone, no? Di queste famiglie. Diciamo che è un momento difficile per fare il sindaco. È estremamente difficile, poi io penso, impopolare delle volte. Io penso che fare il sindaco non in questo momento, in generale, in questo periodo, non sia una delle attività più entusiasmanti per una persona. Voglio dire, è veramente una missione, è veramente dedicarsi ai problemi della collettività in maniera disinteressata, perché così devo dire, in maniera disinteressata, senza interesse alcuno, e quindi bisogna avere molta forza, molta speranza nel futuro delle normative che prendano in considerazione che i comuni debbano avere un potere attraverso la legge economico diverso da gestire e non soltanto debiti che provengono da anni e anni di amministrazione che da una parte ha contrapposto i servizi chiaramente richiesti dalla cittadinanza e dall'altra la difficoltà a finanziarli, visto che i comuni adesso si finanziano soltanto attraverso il pagamento delle tasse dei cittadini e non attraverso i trasferimenti statali che sono ridotti all'osso e quindi non consentono più di portare avanti i servizi comunali come i cittadini pretendono e come deve essere in un mondo moderno. Sindaco, fino a poco tempo fa questi 17 lavoratori occupavano vari settori di lavoro, diciamo, del comune di Soveria. Adesso come si sta organizzando? Perché ci sono anche queste difficoltà, poi non è che deve coprire i posti vacanti, no? Come li sta coprendo questi posti vacanti che prima occupavano questi lavori socialmente utili? Fondamentalmente i lavori socialmente utili si occupavano della raccolta differenziata. Tanto è vero che il comune di Soveria Pannelli è stato uno tra i primi comuni a raggiungere degli alti livelli di differenziazione della raccolta dei rifiuti solidi urbani. Chiaramente è un servizio fondamentale e sicuramente sta subendo dei contraccolpi. Noi siamo riusciti nei primi giorni dell'anno fino ad oggi a tamponare con alcuni lavoratori presenti nel comune che sono stati assunti con un'altra legge sempre per la mobilità in deroga e quindi fino ad oggi siamo riusciti a tamponare. Ora speriamo che l'avvertenza si risolva al più presto in modo tale che ognuno di questi rientri al suo posto e senza chiaramente costituire ciò peso e danno per l'ente torni al suo posto e continua a fare quello che faceva prima. Sindaco, io la ringrazio per avermi dato la possibilità di questo incontro, le auguro un buon lavoro e che si risolve tutto in meglio. Io la ringrazio e spero che domani in prefettura possiamo avere delle dritte e dei consigli tali da poter risolvere, accontentare e salvare capre e cavoli, perché di questo si tratta. Si tratta da una parte di non affossare il comune e le casse dell'ente e dall'altra parte di non trascurare 17 famiglie che da oggi in poi non avrebbero più le risorse necessarie per portare avanti la famiglia. Vediamo che molti sono monoreddito. Certamente, soprattutto questo.